Grosso e l'ingrosso, something new. Mi piace un sacco. Ma cosa no, è bello, guarda. Piace anche a me, guarda, ti dirò. Certo che l'hanno fatta grossa Axel e Ingrosso, eh? Perché? Perché avevano i Swedish House of Mafia, gruppo fenomenale che ha lanciato moda in tutto il mondo. Hanno detto, basta, ci sciogliamo. Ah, così, da blè. Ognuno per la propria strada. È come se, che ne so, io e te, Girasole, facciamo AQPP. Diciamo, basta, non facciamo più AQPP, ok? Ok. Se ne va Steve Angello, per cavoli suoi. Axel e Ingrosso dicono, ok, torniamo insieme noi due. No! È come se te dicessimo, ok, facciamo AQPP noi due, non chiamiamo più AQPP, lo chiamiamo AQCC. Ecco. E senza Girasole. Abbiamo tagliato una gamba. No, e Angelo adesso, però adesso pare che Angelo stia lavorando con Steve Aoki, attenzione. Attenzione, attenzione, cari miei. È arrivato il momento di scommettere. Eh sì, ci vuole, ragazzi, non vinco da troppo tempo. Parliamo di calcio? Sì! Basta parlare di calcio! Ci vuole! Oh, l'Inter ieri ha fatto una figuraccia contro. Non l'ho seguito. Ha pareggiato 0-0 contro il Karabag, che non riesco neanche a pronunciare, squadra dell'Azerbaigian. Però in realtà doveva perdere perché gli hanno annullato un gol al 94esimo che era valido. Però l'Inter ha giocato con i ragazzini. Vedi come siamo noi interisti? Diciamo il gol era valido, l'Inter doveva perdere. Non siamo lì a dire no, non è vero. Ecco. Non siamo ladri. Siamo ladri e ne siamo fieri. Noi scommettiamo sul giusto! Scommettiamo con Rino Tommasi. Può essere pressante. Pressante. Può essere eccitante. Eccitante. Può essere imprevedibile. Imprevedibile. Devi avere un grande culo. Culo. Fai la tua giocata. La tua giocata. Perché quando il momento arriva, devi essere pronto. Devi essere pronto. Il più grande commentatore italiano di tutti i tempi. Non sono modesto, semplicemente perché non ho motivi per esserlo. Fai pronostici su M2O, prendi appunti e vinci. Io non vendo sogni, ma solide realtà. Su M2O la scommessa di Rino Tommasi. Parola del grande Rino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, ci siamo quasi riusciti a fare la terzina settimana scorsa. Ci avevi dato 3 pareggi e invece proprio il Parma ha sbagliato. Questo Parma che è stato danneggiato dall'arbitro che ha inspiegabilmente annullato un gol valido. E ce lo dice anche Girasole che è bianco celeste. Infatti, c'era il gol del Parma, no? C'era e come? Avremmo pure tutti i soldi. Se lo dice Pippo che c'era, possiamo stare tranquilli. Io ho bisogno di scommettere questa settimana. Allora, grande Rino Tommasi, che ha tutti i numeri in testa, questa settimana su cosa dobbiamo scommettere? Allora cominciamo subito con una sorpresa, una squadra corsara, l'Empoli, che sta facendo molto bene, sarà sconfitto in casa dal Torino di Ventura. Empoli Torino 2. Addirittura, questo è anche pagato molto bene come quote. La classica partita da Toro. Il Toro porta sfiga, eh. Come porta Perché? Sfiga? Cioè, gli succede di tutto. Ha perso una partita incredibile con la Juventus. È vero. E nel derby credo che la fortuna nella storia del Torino gli ha sempre voltato le spalle. Empoli Torino 2. Sì, il Torino sì. Diciamo che arriva pure dalla partita di Europa League e quindi magari potrebbe essere stanco. Non so se vincerà proprio. Fatti facile. Fatti i cazzi tuoi. Secondo me il Torino vince ad Empoli. Magari segna. Gioca, ma non lo so, può segnare chiunque. È chiaro che ci sono dei giocatori che possono segnare in qualsiasi momento. Martina Navratilova ha vinto 6-4, 6-2 contro Steffi Graf nella partita di beneficenza giocata al Cairo. Ok, al Cairo. Va bene. Poi... è un po' pericoloso il Cairo di sti tempi. Va bene, seconda partita a Istanbul. Stefan Edberg ha battuto Magnus Larsson 6-4, 5-7, 6-4 nell'ATP Senior Over 45. Io voglio sapere la seconda partita, il secondo pronostico. La seconda pronostico. Partita, andiamo subito con i pareggi. Io comincerei a suon di pareggi. Ci sarà una partita che finirà X ed è Genoa-Roma. Genoa-Roma X. Attenzione. Oh, il Genoa terzo in classifica. La Roma che ha fatto un po' di passi falsi. Genoa-Roma X, ci possiamo, giusto per far salire un po' le quote, giocare un X-Under? Ma che cos'è X-Under? X è pareggio. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. No, non si arrabbia, è una domanda la mia. Se io se voglio rischiare dei soldi, allora metto l'1 al Genoa. Ma tu, cioè, che cosa c'entra? Così, per guadagnare di più. Ma no, ma che cosa c'entra? Scusa, ma non c'entra, ma quale uno? Che cosa vuoi guadagnare? Tu devi prendere le partite, non esiste un discorso di guadagnare. Infatti, cioè, anche perché sennò che chiamiamo a fare. E poi si dice se io volessi, ignorante, no se io voglio. Ecco. Ah, vabbè, mi scusi, maestro, mi scusi. Poi scusa, se chiamiamo Rino Tommasi perché ha i numeri in testa, non è che tu puoi dire come cavolo ti pare a te. Ok, X allora, Genoa Roma X. Oh, terza e ultima partita. Terza e ultima partita, grattatevi le palle, Chievo Inter 2.
Guarda che non è facile per l'Inter, capito, contro il Chievo. Per l'Inter non è facile neanche fare gli allenamenti adesso, però è chiaro che non può continuare con questo trend negativo. Il trend è negativissimo per l'Inter, però si gioca di 15, quindi non è trend. È bello che ho fatto la battuta da coglione. Chievo Inter 2, bene, questo ci fa molto piacere. Pensa che agli allenamenti, quando giocano bianchi contro blu, perdono entrambi. Va bene, Rino Tommasi, vorrei chiedere una cosa sul tennis. Ha sentito che hanno fatto questa nuova esibizione del tennis, che si gioca a squadre, il maschile, il femminile e i master degli anziani? Ma io sinceramente non sono d'accordo, perché è chiaro che i tennisti di una volta devono rimanere delle icone, non così porsi a delle figuracce come avviene spesso, e sono anche contro lo sport a squadre, perché il tennis, la meraviglia del tennis è proprio che è uno sport singolo, e psicologicamente se sei in forma vinci, se ci sei con la testa vinci. Non è come il calcio, uno sport mediocre, che se tu non sei in forma ci sono altri 10 che ti parano il culo. Bene, sembra molto chiaro. Mettiamo i playoff nel calcio, giusto? Esatto. Dobbiamo mettere i playoff, lo dico da anni. Grazie mille, Rino Tommasi. Ricapitoliamo le partite: Empoli Torino 2, Chievo Internazionale 2, terza partita Genoa Roma X. Non mi chiedete quanto finisce. A-Q-P-P.